non dovevo fermarti. Allora fu la cosa giusta, capitano. Allora. Trasmissione sicura, ID del Pentagono. Non sono autorizzato. No, Nick. Resta. Kate, parliamo. Stavo cercando proprio te. John, una riunione di famiglia, meglio ancora. Cosa vuoi? Vladimir Makarov, come voi? Parla, generale. Ho una pista sui fondi bancari di Makarov. Non cerchiamo soldi. Sop, trovate i soldi, troverete Makarov. Come lo sai? Non hai più un esercito. Sbagliato, ragazzi. Ci posso credere, cazzo. Soap, ti sono mancato. A dire il vero mi hai mancato tu. Laswell, se hai le coordinate, ordina un attacco aereo. Ghost, comportati bene. Cosa hai in mente? Di fare il mio cazzo di lavoro, hai presente, ragazzino? Il mio cazzo di lavoro? È uccidere nemici. Tu lo sei. Siate professionali, signori. Lascia che ti illustri il quadro generale, capitano. Voi volete Makarov dentro una cassa da morto e io i chiodi. In cambio di cosa? Un reintegro. Non intendo andarmene così. Voglio il mio nome su una vittoria. Controlla la posta, Kate. A presto. Ho un nome e una posizione. Ah, non mando i miei uomini in missione. Non è una missione, sono informazioni. Cazzo. È un merdoso bugiardo, Kate. Lavoro per la CIA, non siamo dei santi. E nemmeno tu. Capitano, facciamo compromessi di continuo. È sempre così. È vero. Devo dare ragione a Kerrick. Capo, lasciaci fare. Johnny, sei con me? Sempre, tenente. Guardatevi le spalle. Ok? Abbiamo saputo da Shepard. E quanto proviene da Graves? Quei due sono complici. Davvero? Per ora sono nostri compagni. Ho visto le informazioni, sono valide. Hanno trovato il finanziatore di Makarov. È Milena Romanova, un'oligarca. Sostiene Makarov da dietro le quinte da anni ormai. Dove si trova? Su un'isola privata. Isolata e remota. Una fortezza in paradiso. Indovinate chi la sorveglia? Il gruppo Conny. Abbiamo la cianografia e la configurazione del terreno. Cosa stiamo cercando? Milena è irraggiungibile. Non legalmente, ma possiamo arrivare ai suoi soldi. Sull'isola ci sono server che conducono ai suoi conti. Dobbiamo superare i suoi protocolli di sicurezza. Qualcuno lì ha una chiave elettronica. Troviamolo e farò in modo di violarla. Arriveremo via acqua e ci divideremo. Io cerco la chiave elettronica. Ghost pensa al perimetro. Chi ci guida? Gestirò l'operazione con un drone. L'idea non mi dispiace. Troviamo quei soldi. Armi pronte, Johnny. Tempesta in arrivo. Fatemi rapporto, signori. È da raggiunta, Watcher. Ci dividiamo. Vi osserverò dall'alto. Al lavoro, bravo. Vado. Ricevuto. La priorità è la chiave elettronica. Ce l'ha l'addetto alla sicurezza di Milena. È il nostro obiettivo. Soap, lo troverai sul tuo lato dell'isola. È sfortunato. Non mi scapperà. Ho individuato l'obiettivo prioritario. Il segnale non è granché, ma possiamo seguirne i movimenti. Check. 7-1, vedo un nemico al porto. Visto. Metto in sicurezza il perimetro, resterò in contatto. Buona fortuna, tenente. Già, ne avranno bisogno. Controllo la spiaggia. La Shadow ha lasciato scorte sull'isola durante la ricognizione. Puoi recuperarle. Ricevuto. Potrebbero servire. Watcher, veicoli di fuga lungo il perimetro. Quanti?
4 imbarcazioni gonfiabili in una baia. Un elicottero vicino alla spiaggia est. Poche guardie. Non possiamo rischiare. Sbarazzatene. Ok. Nessuna via di fuga. Cazzo, che barcone. I soldi non fanno la felicità, Johnny. Non mi spiacerebbe essere infelice su quello yacht. Neppure io mi metterei a piangere a dirotto, Maswell. L'isola brulica di Connie. Fuoco a volontà, Johnny. Con estremo piacere. Ho ucciso le guardie sul perimetro posteriore. Neutralizza imbarcazioni e veicoli. Nessuno deve entrare o uscire, Ghost. Contaci. Non c'è tempo per un giro in barca. Non sarebbe male venire qui a pesca. Scendi subito da lì, Johnny. Era per dire. Sergente, devi eliminare quell'obiettivo. Procedi. Vado. Ti hanno scoperto. Li hai seminati. Laswell, preferisci mare o montagna? Devo proprio scegliere. Un piede in due staffe. Brava, Laswell. Perimetro in sicurezza. Nessun movimento. Ricevuto. Puoi restare di guardia lì. Cosa sappiamo su Mac e Milena? Da quanto si conoscono, Watcher? Makarov era un vecchio amico del marito. Signori, ho fatto delle ricerche. L'obiettivo è Nestor Gustev. Avvisa i familiari che non tornerà per cena. Si è portato all'interno. Roger! Baby.
hanno perso, via libera. Soap, l'obiettivo è vicino. Ricevuto, contatto. Bersaglio a terra. Ben fatto, 7-1. Adesso prendigli la chiave elettronica. Io entro. Cerca qualcosa che possa tornarci utile. La chiave, Johnny. Non dormire. Esco. Ricevuto, ti vedo. Ho la chiave elettronica. Ottimo lavoro, 7-1. Il terminale è in un bunker là vicino. Vai lì con la chiave. Bunker del terminale. La porta è chiusa. Si aprirà da un'altra parte. Un edificio o una sala di controllo. Sono d'accordo. Perfetto, bravo. Provvedete. Una carica a grappolo! Per devastazioni ad ampio raggio, che meraviglia! Ottimo lavoro. Adesso non ti resta che aprire la porta del bunker. Sono fuori da un edificio, vicino al bunker. Ti vedo. Entra e ispezionalo. Stanza libera! Ispezionalo. Si apre. Ricevuto. Bel lavoro, 7-1. Adesso entra nel bunker e accedi al terminale con la chiave. A tutti. Sono nel bunker. Ricevuto. Accedi al terminale, Soap. Soap, accedi al terminale. Terminale si sta avviando. Ottimo lavoro, Soap. Vedo conti, depositi, coordinate bancarie. È un inizio, ma è tutto bloccato tramite autenticazione biometrica. Ci segnalano molteplici chiamate dalla casa principale. Milena è là dentro. Ci servono faccia, occhi e impronte di Milena. Ok, Soap. Vediamoci alla villa. Prenderemo Milena viva. Connie proteggerà Milena fino alla morte. Fino alla morte, eh? Diamoci dentro, tenente. Attento, ti vedono.
al sicuro. Ti stanno cercando, 7-1. Attenzione, Bravo. Nuova attività di droni sull'isola. Guarda in alto, Johnny. Beccali appena li vedi. Ricevuto, tenente. Soap, la Romanova fa delle chiamate dal suo ufficio. Ho intercettato il segnale. Starò in ascolto. Vi aggiorno. Chi sta accedendo al terminale? Trovate subito questo! Gustav, non è più reperibile, cara. Gente, Milena è spaventata. Ci tiene ai suoi soldi. Bene, e si ritorcerà tutto. Credo ai miei occhi. Cos'hai trovato, Johnny? Nella rimessa c'è un fottuto autosalone. Sposati una ricca oligarca provvista di isola e anche tu. Milena non vorrà sposarsi quando avremo finito con lei. Occhio a quei droni, 7-1. Seminati. Affermativo.
Alla casa principale! Entro! Ricevuto, però là non potrò vederti. Ok, dov'è la Romano? Rintanata nel suo ufficio, secondo piano, dietro una porta chiusa. Come c'entra? Stacco corretto al sistema di sicurezza e aprirò la porta da remoto. Bene, ricevuto. Anche se prendiamo la Romanova, Connie non si fermerà. Si fermeranno quando saranno morti. È vero. Soap, sai già cosa fare. Lavoretto pulito, Watcher. La mia specialità. Ghost, qualche aggiornamento sul blackout? Interruttori trovati. Tieni duro, Johnny. Tenente, aggiornami. Quasi finito. Resisti. Appena in tempo. Adesso apri la porta di Milena, Laswell. Subito. Attendere. È aperta. Ci siamo. Ci vediamo de... Forze speciali, mani in alto! Giù! Fottiti. Seduta, Milena. Dov'è il tuo capo? Non ho un capo. Nessuno mi dice cosa fare. Come va, ragazzi? Non parla. Tra poco lo farà. Dammi la mano. Se no, che fai? Me la tagli? Non è il mio stile. Più il suo. Perché la maschera? Nascondo la faccia. Niente nei miei conti vi porterà a Vladimir. Lo vedremo. Ci sono conti del gruppo Connie nascosti in piena vista e trasferimenti alla prigione di Zordaya. Il Gulag. Soldi per la fuga di Makarov. Il denaro apre le porte. Allora perché non preleviamo qualche rublo dai conti di Makarov? Fatto. Vediamo se reagisce. 85 milioni trasferiti su un conto segreto della CIA. Vladimir e il suo lavoro... sono già stati pagati. Non sei molto bravo, eh? Neanche tu. I tuoi uomini sono morti e i tuoi conti vulnerabili. State rubando a Makarov, non a me. Ah, Soap, hai sentito? Certo. Mettiamola sul personale. Dobbiamo andarcene da qui. O inizia a parlare o la portiamo con noi. Banca Nazionale Svizzera. Il tuo conto personale è questo, eh? I soldi non si toccano, eh? Non per molto. Ma che cazzo credi di essere? Abbiamo trovato un punto debole. Svuotiamolo. No, non ti azzardare. Qualcosa non va, Miss Romanova? Io non conosco i piani di Makarov. Lo finanzio e basta. Nient'altro. Dagli la tua impronta. Oppure dici dove trovare Makarov. Fanculo. Tu e quell'uccellino che ti parla. Su quel conto ci sono i miei soldi. Ho lottato per loro. Li ho guadagnati. Insisti, è nostra. Io ho finito. Tocca a lui. Lo verrà a sapere. Senza i miei soldi io sono morta. Quei soldi mi servono. E a noi serve Makarov. Dove si trova? Vostok. C'è un bonifico alla Vostok Capital di San Pietroburgo. Vladimir acquista proprietà, edifici abbandonati, non so perché. Ed è tutto quello che so. Ci sono. Non ti serve altro.
È stato un vero piacere. Brava ragazza. Quando gli chiederete pietà, non vi darà ascolto! Ci vediamo all'inferno!